L'appuntamento questa mattina al Liceo delle Scienze Umane De Santis di Paternò, studenti in aula magna per una lezione sul tema legalità con due importanti ospiti, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Catania il magistrato Pasquale Pacifico ed il deputato regionale presidente della Commissione regionale Antimafia Nello Musumeci. Al loro fianco i rappresentanti delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia e guardia di finanza per un'iniziativa, quella dell'ora di legalità, frutto di un impegno preciso dell'associazione anti-racket ed anti-usura Libera Impresa Onlus. Un incontro è attentamente seguito dagli studenti che hanno posto interessanti domande, che hanno guardato al tema della legalità a 360 gradi, con riferimenti all'evasione fiscale, al delicato nodo del ruolo della politica e della non certezza della pena nel caso di condanna. Costruire la cultura della legalità dalle scuole elementari, medie e dalle scuole superiori, io credo che sia un dovere di tutte le istituzioni, soprattutto della politica che non sempre è la destinataria e deve essere la destinataria di tutte le accuse. La politica è il risultato della società civile. Voglio dire che una società civile onesta, sana, esprime una classe politica onesta e sana. Una società civile malata, deviata, adusa alle clientele, pronta alle scorciatoie quasi sempre esprime una classe dirigente clientelare malata, pronta alle scorciatoie e alle pratiche clientelari. E allora se più attenta è la società civile, se sana è la società civile, se ben educata è la società civile alla cultura della legalità, il risultato al momento del voto sarà una classe politica dirigente sana, propensa... A perseguire il bene di tutti e non l'utile di pochi. Tante le domande poste dai ragazzi che guardano soprattutto al, a capire come mai delle volte la certezza della pena manchi. Sì, sono state tante domande molto... Molto stimolanti, devo dire che il problema della certezza della pena è qualcosa di estremamente complesso. Probabilmente, in effetti, gli strumenti, legislativi, gli strumenti legislativi attuali non sono dei migliori. Come ho detto oggi ai ragazzi, noi magistrati purtroppo ci limitiamo ad applicare le leggi che abbiamo. La situazione politica a Catania e provincia sul fronte mafia, ma la vita organizzata com'è? Ma diciamo che Catania è una realtà complessa per quanto attiene la criminalità organizzata, molto è stato fatto, eh, devo dire, mh, lo, lo si vede con le operazioni, con gli arresti che ci sono in maniera pressoché continua sostanzialmente da parte del, degli uffici giudiziari catanesi, eh, molto si deve ancora fare, eh, però siamo sicuramente sulla, sulla buona strada. Presidente, oggi qui al De Santis Paternò nuova tappa dell'ora di legalità. Sì, oggi siamo stati insieme, insieme con la magistratura al solito, con, con il dottore Pacifico. Abbiamo avuto un ospite straordinario che è stato l'Onorevole Nello Musumeci, il Presidente della Commissione Antimafia all'Ars e abbiamo avuto le forze dell'ordine che ci hanno accompagnato come sempre in questo percorso. Questo è il secondo anno, questa attività continua, ci saranno altre tappe e poi insomma la chiusura a Catania. Sì, le tappe arriveranno fino al mese di maggio. Poi alla fine dell'anno scolastico, quindi i primi di giugno, ci sarà la cerimonia conclusiva presso il Tribunale di Catania dove verranno invitati ovviamente tutti quelli che hanno contribuito a quest'ora di legalità, quindi tutte le scuole, una rappresentanza, dove verranno dati ovviamente i premi assegnati.